Il nome Commodore porta la memoria indietro negli anni e chiunque abbia vissuto quegli anni, gli anni 80 e 90, non può non ricordare come Commodore fosse sostanzialmente sinonimo di computer, di home computer, ovviamente grazie alla enorme popolarità del Commodore 64 e prima del VIC-20, due degli home computer più famosi e venduti di tutti i tempi. Ecco, ma Commodore 64 però non significa soltanto un computer, ovvero il famoso biscottone che tutti ricordiamo, ma il Commodore 64 anzi ha conosciuto diverse versioni, alcune molto belle e molto ricercate ancora oggi e alcune che sono rimaste ovviamente nella memoria e nel cuore degli appassionati. Il primo che vediamo è il Commodore 64 Executive, detto anche SX64. SX64 era una valigetta con dentro appunto un Commodore, una tastiera, un floppy disk drive 1541 o 154i a seconda di come lo si voglia chiamare e un piccolo monitor da 5 pollici a colori che ne faceva il primo computer portatile a colori della storia. Era un prodotto dal peso e dalle dimensioni notevoli, trasportabile più che un portatile, ma insomma è qualcosa che ancora oggi quando lo si vede non ci si crede. Poteva essere usato come un Commodore 64 normale, quindi ci si poteva giocare e lavorare, ma soprattutto si poteva farlo ovunque. Non sono mancate poi altre versioni più particolari, più esoteriche, come ad esempio il C64G. Il 64G era sostanzialmente un biscottone identico in tutto e per tutto a quello beige che tutti conoscono, ma aveva questa volta uno chassis più chiaro, una tastiera di un colore anche questa più tendente al bianco, che avrebbe poi fatto parte del C64C, il modello di generazione successiva, e che aveva i tasti con le lettere spostate in alto a sinistra, un bel modello, una bella variante del classico biscottone. Poi sarebbe arrivato ovviamente il C64C, ovvero una versione sostanzialmente identica nell'hardware, a parte ovviamente delle revisioni e delle migliorie tecniche inevitabili negli anni, ma dallo chassis diverso che richiamava il Commodore 128. C'è stata anche una versione australiana che non era ufficiale, in realtà era soltanto uno chassis in cui si poteva inserire l'hardware di un Commodore 64 tradizionale per il mercato australiano. Era soltanto uno chassis e viene comunque oggi identificato come Commodore 64 versione australiana, anche se poi ufficialmente non c'è mai stata. Ci sono state anche altre varianti, c'è stato il C64GS che sta per Game System, ovvero una console, un 64 senza tastiera ma con lo slot per le cartucce e ovviamente le connessioni classiche di questo computer. Non ha avuto grande successo, sono stati sviluppati alcuni specifici titoli su cartuccia e quindi dal caricamento istantaneo, ma comunque questo non ha portato fortuna alla macchina. E poi c'è un modello di Commodore 64 particolarmente apprezzato dagli appassionati che è il cosiddetto Commodore 64 Aldi. Aldi è un'azienda della grande distribuzione europea e per un periodo ha avuto in catalogo e nella disponibilità nei negozi una versione del Commodore 64 sviluppata appositamente per quel canale di vendita. Uno chassis decisamente più chiaro, una tastiera bianca, i piedini sul retro della macchina, anche questi bianchi, ce ne sono anche con dei piedini neri, ma insomma l'Aldi è uno degli oggetti più apprezzati dagli appassionati di Commodore e soprattutto del 64. Ma c'è anche una variante del Commodore 64 che da noi non è proprio mai arrivata, non ufficialmente almeno, ed è la Max Machine. Sfogliando il manuale del Commodore 64, anche quello italiano, ci si imbatteva a un certo punto in una specifica che sottolineava come le cartucce gioco del Commodore 64 fossero compatibili con la Max Machine. Ma che cos'è la Max Machine? Ecco, è sostanzialmente un 64 realizzato per il mercato giapponese, completamente differente per quello che riguarda l'estetica e soprattutto per la tastiera, perché non ha un meccanismo classico ma un meccanismo a membrana, questo come i primissimi computer 8-bit come ad esempio lo ZX81 e lo ZX80. La Max Machine era compatibile con i giochi del Commodore, ma da noi se ne sono viste davvero poche. Aveva però una bella linea futuristica più nipponeggiante e quindi calibrata molto meglio sul mercato orientale piuttosto che su quello occidentale. Anche il predecessore del Commodore 64, ovvero il VIC-20, ha avuto le sue versioni. Oltre al VIC-20, che è il modello che tutti conoscono, c'è stato il VC-20. VC sembra brutto dirlo così, ma in realtà non significa quello che si può pensare, ma significa false computer, come Volkswagen significa l'auto del popolo, false computer significa il computer del popolo, ed era infatti un home computer dal prezzo abbordabile che ebbe un notevole successo. Dopo il 64 vennero il Commodore 16 e
il Commodore Plus 4, due prodotti, due computer che andavano su un binario parallelo, non necessariamente evolutivo. Erano infatti macchine basate su una tecnologia diversa, incorporavano del software nel caso del Plus 4, avevano meno memoria e meno capacità grafiche per quello che riguarda il Commodore 16, ma erano più semplici da programmare. Comunque sono due computer che hanno riservato delle sorprese e sono stati rivalutati nell'ultimo periodo con una scena importante di produzione di software che al tempo dell'uscita non si poteva nemmeno immaginare. Una variante di questi due computer è il Commodore 116, che si pone esattamente a metà fra il Commodore 16 e il Commodore Plus 4. Le caratteristiche tecniche sono sostanzialmente identiche a questi due modelli, ma ha una tastiera in gomma che ricorda i computer Sinclair, nello specifico lo ZX Spectrum 1648K. E poi c'è un Commodore particolare che davvero in pochi hanno visto, ed è il Commodore 65. Realizzato in pochissimi prototipi, l'ultimo è stato venduto su eBay a oltre 45.000 euro, quindi insomma parliamo di un pezzo dal valore importante. È una piattaforma che provava a portare avanti il discorso degli 8-bit Commodore, aumentando considerevolmente le capacità. È un computer che doveva essere completamente compatibile col Commodore 64, ma che insomma poi per le varie vicissitudini passate dalla Commodore in quel periodo non è mai stato messo in vendita. Ecco, insomma, il mondo Commodore era piuttosto ampio, il 64 era soltanto la bandiera di questo universo di computer e tecnologie, ma non sono soltanto computer che appartengono al mondo dei ricordi. Ancora oggi il Commodore 64 è una macchina incredibile, a 40 anni dalla sua nascita è una macchina viva, per cui ancora viene prodotto software, per cui ancora esistono migliaia di appassionati nel mondo che si dedicano allo sviluppo e allo scoprire i segreti che questo computer continua incredibilmente a riservare. Insomma, i Commodore erano macchine che facevano sognare i ragazzi dell'epoca, ma che ancora oggi hanno questo potere.